così critiche da aver bisogno addirittura della tata, cioè Madonna santa. Che cazzo è il sequel dell'esorcista? Che cazzo è il sequel dell'esorcista? Reddit è domani, Palatino. Reddit è lunedì e giovedì. Cazzo vuol dire il sequel dell'esorcista? Ciao Andrea, mi fai morire da ridere, continua così. Grazie mille, Palatino, per i 200 cir. Da quando gioca God of War? Da 2-3 giorni. Che cos'è? Satana che si può essere un nuovo corpo? Ah, è vero, eravamo qua. Non doveva migliorare? Al lavoro! Pietra della resurrezione, buono, le voglio, le voglio, le voglio! Buono! Quando acquistare la resurrezione la vedrai qui, perfetto. Abbiamo detto che il Leviatano potenziamenti non abbiamo abbastanza risorse. Qui non abbiamo abbastanza risorse... Noi possiamo vendere della roba, in effetti. Però, scusa, se la vendo... Ah, no! Scusa, ma che cosa vendo? Non ho capito. Ma no, vabbè, però teniamolo, dai. Potrebbe esserci utile in qualche modo. C'era altro? Sì, aspetta un attimo. Aspetta, non ho finito! Oh, mi farebbe bene di stare. Oh! Oh! Aspetta un attimo. Non ho le risorse per farlo. Pinatura. Comprala. Non posso. Non ho risorse per fare un cazzo. Quindi per ora aspettiamo. Tornate presto. Va bene, caro. Si corre Ronaldo Messi Peruzzi. Compriamo un po' di vita che l'abbiamo proprio poca. Ah, ma dillo, io anche t'avevo visto. Chi è? Oh, oh, oh. Oh, bastardo. Chi è lo stronzo che tira robe? Katzelbull, ma... Oh, Katzelbull! Ma perché ogni metro ci deve essere un rompicoglioni? Aspetti, Katzelbull, che devo mirarla meglio. Me l'ho preso in faccia col ritorno. Kratos è virile anche quando si fa male. Finiti, Katzelbull. Ma che due palle. Dai, ecco la combo incredibile! Vamola! Posso aiutare di più se vuoi? No, non puoi, stai zitto. Ah, così devo fare. Credo di star capendo. Ah, non c'è la doppia B, quindi questo sicuramente è P. Questo è P, va bene, devo trovare gli altri. Porca puttana, sembra sti cazzo di enigmi. Questo è P. E mo voglio trovare gli altri però, perché lì c'è roba importante. E ci abbiamo qua. Lì c'è P. Oh, attenzione, andiamo con ordine. Sempre finissimo. Qui come funziona, scusami? Come funziona qui, scusa? Qui non devo cambiare di nuovo. No, c'è la E però. Ma scusami, allora come faccio, scusami? Non ho mica capito io. Oh, così va meglio. Scusa, qui c'è la P, non ho capito. Se due lettere... No, però è impossibile. Due lettere sono lì, ma non ha senso, scusami.
Ah, aspetta un attimo, qui c'è l'altro. La P l'ho già fatta. Qui c'è la E. Qual è l'altro? Ok, no, qui c'è solo la E. Qui c'è la E. Rimanca la W. Non vedo. Ma non vedo, aspetta. Perché scusa è sparita la E? Ah, perché la E al contrario. Allora, qui serve la P. Qui serve la P. Lì serve la E. Ok, e di là troverò la B. Kratos quando corre sembra un orango. Dopo ci pensiamo anche lì. Vediamo se la E... Ma io voglio andare a prendere qua, che devo fare? Ma muoio. Aia, non posso, bastardo, pensavo di potersi andare lo stesso. Congela il gas, aspetta. Che due maroni! Va bene, adesso li ho fatti tutti e tre. Oh, e che cazzo. Che abbiamo preso? Mela? Ah, aumentare la rabbia massima, va bene. Va bene, questa è la prima volta che vi troviamo. Però voglio andare a prendere anche la cassa là. Cazzo ne so, no. Non è che i belli... Chissà per chi non vanno più da te. In fondo sono parenti. Sono affari loro, rap. Questo cosa fa? Ah, questo è buono, aumenta... Questo è buono, aumenta... Questo aumenta la forza, però. Questo è buono, perché aumenta la forza... No, questo va bene. Questo è buono, preferisco... No, questo è il meglio che ho. No, questo va bene. Ok. Sono fatti loro, cazzo. Pensavo avesse detto. Controlliamo se ho dimenticato qualcosa. Sì, qui. Dipende, non ho un orario fisso di quanto sto in live. Dipende. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna. Esatto. L'intellità è quella, Atreus. No, ma allora... Bravo, segui la mia ruota, spara alla stronza. Aspetti, vecchia megera, che qua c'è roba. Aspetti, vecchia megera, che qua c'è roba che io voglio. Laggiù. L'ho preso? Farsi fermare da un anatema. No, ci teniamo il nostro. Grazie per la sub, club. Benvenuto alla Opera Armata, Palatino. Atreus, occhio perché ti ciondo la testa un giorno di questi. Trilox, grazie per la sub, venuto la parola male, palatino! Usa l'arco! Usa l'arco! Orca madò! Aspettavo solo che dicesse! Usa l'arco, orca madò! Veleno in arrivo! E spara con quel cazzo di arco, Atreus! Spara, spara, Atreus. Ancora no, scusa. Ma non stare nel veleno, non stare nel veleno. Calista.
Easy peasy lemon squeezy. Per forza, respiri i miei calzini usati, Atreus. Ormai che poi ti viene una bronchite. Atreus, da me. Atreus, da me. Go! Immagina parlare così a tua moglie e a tuo figlio adesso. Moglie, birra! Qua si sale, voglio che succeda dall'altra parte. Scusami, Atreus, ho sbagliato. Vino! Cos'è sto coso? Cos'è sto coso? Cos'è sto affare? È chiusa con la magia. Io sono mago. Venghino, mogliera, venghino. Vabbè, quindi niente, un cazzo. Qua ci andiamo dopo per forza, in ogni caso. Sento versi inconsulti. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Lei era più importante. No, è una cosa generica, cosa? Atreus, io nel non penso. Che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Io me la chiavavo, Atreus! Io me la sessavo, tua madre! Come credi che sei nato? Facevo sesso selvaggio! Allora, andiamo con ordine. Qua che cazzo c'è? Questo posso spostarlo easy, dai. Ci vuol niente. Guardi che aprivo io, non c'era bisogno, Lascialo stare! Scusi, non parlo il gorillese, chiedo scusa. Gli ha messo in bocca il braccio proprio diretto. Guarda che sberla. Ma scusa, ma non lo picchio? Padre. Vabbè, queste li meniamo easy, dai, che problema c'è? King Kong e i miei coglioni! Avanti, King Kong delle balle! Faccio vedere chi cazzo è Mike Tyson qui! Dai, King Kong dei coglioni! Ops, è finita la furia, scusami King Kong, amici come prima, Come non detto King Kong, amici come prima, Prima che si rialzi! Prima che si rialzi cosa? Cosa, Atreus? Cosa? No, scusi, io non lo sto nemmeno inquadrando, non rompo i coglioni per cortesia, devo menare l'ultimo. Perfetto, bravo che hai ribaltato il nemico, ma come è cascato? Vieni, King Kong! Devo imparare gli attacchi, Vabbè, ma scusa, ma che attacchi? Ma attacca a 360 gradi questo! Attento! Vieni, vieni, King Kong! Dai che ti strappo gli occhi, King Kong! Dai, e cazzo, dai! Ti faccio passare il martello, altro che aspirina!
un sorriso smagliante. Altro che moment doll. Chi ha costruito questo posto? Bello, lo voglio sto incantesimo. Si potenza con Leviatano, eccezionale. Ah, qui tra l'altro c'è anche un sarcofago lì, quel cazzo. Emanuele, grazie per i tre, bentornato armate, Martino. Che abbiamo qui? Mela? No. Armatura di... Oh, abbiamo un bel po' di cosine. Allora... Questa non fa un cazzo, questa aumenta... No, per ora attualmente la nostra è ancora la migliore, sfortunatamente. Armi, possiamo potenziare il Leviatoschi? Queste risorse insufficienti. Questa abbiamo solamente questo. Questa abbiamo solamente il manico. Ah, minchia, posso. Ah, però. Scusa, però le statistiche qual è? Sono solamente estetiche a sto punto. Perché non cambia un cazzo. Quindi, armatura. No, armatura abbiamo detto che la migliore è quella che abbiamo noi. Perché è quella che ha più forza. Quindi, il parabraccio. Un cazzo, no, niente, un cazzo di niente. No, però ci teniamo tutto questo. Come scendo io da... Come vado, scusa, giù di qua? Non posso scendere? Cioè, non è una gran... Non è un salto enorme, Kratos, io te lo dico. Ah, ma c'era il barbatrucco! Eh sì, ma come faccio? Insomma, non riesco a prenderlo così. Ah... Ma una persona normale, un anziano, come fa a aprire queste cose, scusami? Questa cosa qui è magia. Posso prendergli a spallate? Questa cosa è magia, lo voglio. Lo voglio. Ma un povero anziano che non è super forte, come fa a aprire quei cose, scusami? Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Ronaldo Messi! Ah, non posso, mi servo... Mamma lo chiama robo di Elio. Non si brucia né si taglia. Me lo magno, che cazzo devo fare? Me lo inculo, che devo fare con robo di hell? Ah, no, non si può passare. Che movimento sinuoso! Attenzione! Look che cosa sta bevendo, sì! Scusate. Ahorita, una volta al giorno devo farlo queste cose qui. Atreus, vabbè che sei un adolescente, ma già pensi alla droga, voglio dire. Ti vuoi già fare i cannoni, Atreus? Fermati, ragazzo. No, questo cos'è? Non ti ci entrare se non sai che cazzo è. Cerchiamo un'altra strada. Non andare a... Non entrare a caso nelle cose. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. Hector, grazie per la sub, venuto la parola male. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. L'hai provato con una mentina? Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Prova con le Mentos. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Che scortese che è. Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse... Aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbaglio. Magari tattizzano i pettorali di Kratos, può essere anche quello. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì.
dove dobbiamo andare? Affanculo. In un regno al di là del vostro. Strada per la montagna, va bene. Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Te l'ha appena detto. Solo per un po'. Solo per un po'. Scusi, già che c'è, mi potrebbe aprire quei rovi lì per cortesia, perché c'è una cassa. Useremo questo. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di queste colline. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Ma mi può aprire questo? Vero. Scusi. Signora strega, là ce n'è un altro. Non è che me lo potrebbe aprire. Signora strega, può fare la magia anche per... No, vabbè, non fa magia, vabbè. Come Fantozzi, non dà la mano, va bene. Prova con quella. Là, vedi. Ma cosa? Grazie mille, Freya! Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Perché balla il la serpente tipa? Rimase che e balla. Divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Sì, ma perché balla? Scusami, mi sembra ubriaca. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. No, ma non c'è! Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Che cazzo devo aprire? Apro. Sono bravo con la lingua. Guardi che ha del catrame nei piedi, io glielo dico. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Parla latino! Vedi, tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai guardando? Liostas! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim. E ora può risvegliare la magia degli elfi. Vabbè, noi abbiamo il telepass. Aspetta, più o meno. Non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Vabbè, noi umani abbiamo il telepass. Architettura di qualche ingegnere, per cui... dici? Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanir. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir. Solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Kratos ha qualche problema, qualche trascorso, quindi è un po' razzista nei confronti degli dèi. Aspetti un secondo, che io vorrei vedere se qua ho dimenticato qualcosa. No, a quanto pare no. Qui non puoi leggere. Sono lune di Muspelheim, regno del fuoco. Non è posto per bambini, anche se coraggiosi. Fatti i cazzi tuoi, chi cazzo ti ha chiesto niente? Vabbè, siamo... Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti. Grande Tyr lo usava per viaggiare nei nuovi regni, per mantenerli in pace. Si può fare tiro al piattello? Comunque andiamo, siamo attaccati. Soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre pericolosi. Prima strade e sentieri erano... Bugia, l'ho preso! Ora sono tutti nascosti o fuori. Grandi selvaggi, che riescono a sopravvivere in pace. Devo allenarmi. No, che poi perde la compagna.
Ma questi gabbiani sono utili solo per allenarsi coi tiri. Sono diventati immortali sti cazzo di gabbiani, scusami. Gira a destra alla fine di queste scale. Scusi, quali scale? Signorina, quali scale? Signorina? Che cazzo? Signorina? Signorina? Che cazzo? Quali scale? Scale a lato. Ma dove cazzo sono le scale? Scendi queste scale e volta a destra. Ma queste scale! Signorina, ma Dio d'un Cristo! Queste scale! Che cazzo mi guarda lì? Dove devo andare per andare in centro? Guardi, giri a sinistra? Ma che cazzo c'è? Ehi, po', grazie per la sub, benvenuto alla normale, palatino. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liosta. Liosta. Liosta mi sto cazzo. Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Bene, ora rimettilo a me. Sì, sì, faccio io i lavori pesanti. Ora riallinea la ruota sul binario. Madonna santa, però. Perfetto. Ora spingi il ponte sul binario. Altro? Non so, devo fare altro? Oh, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Scusa un attimo. Caspita, sei proprio forte. Ragazzi, sto raggiungerà la posizione originale. Mi sto provando. Se... Sei stanco? No, è che se andasse avanti sto stronzo. È sempre stato molto forte. Ma perché non va avanti? Scusami. Botte, piace. Kratos, devi andare avanti, però. Molto forte, sto spostando una struttura. Allora, i morti sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì. Kratos, ma non abbiamo non è Kratos. Magia. Kratos, non questa abbiamo. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Potrei essere stato io avendo. Potrei essere stato io avendo sterminato il Pantheon greco, ma mi viene il dubbio, Così è perfetto. Chissà chi è stato, Siamo pronti ora. Guarda, non ne sono sicuro. Potrei essere stato io, visto che ho letteralmente assassinato ogni divinità greca che esiste, però. No, non mi sono fatto male. A parte Afrodite che me la sono bombata, ma. Porte. Quindi il tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. E non solo Afrodite, è vero, però gli unici che hanno di dei che il Kratos sono ammazzato sono Afrodite e basta, perché non penso sia l'unico che non... l'unico divinità che non ha ammazzato. Guarda Afrodite, penso che tutti gli altri siano morti. Liosta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Lo fai magico? Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. È una Jedi. Afrodite blum blum blum. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Atena mezza viva. Sì, mezza, dai. È così buio. Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Ma dire anni era troppo difficile, scusami. Best waifu Afrodite. Queste radici non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Qui abbiamo anche dei funghetti allucinogeni, nel dubbio.
Metta la chiave. Come funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Metti il Bifrost là. La Vale, grazie per i due, bentornato, trovo per armato, Palatina. E ora? Aspetta un attimo. Al Tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il Lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. Adesso arrivano gli Avengers. È l'albero del mondo. Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. Il Bifrost conserva gli alimenti. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nasce, vivere, morire, rinasce. Malfrutta. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Nasce, cresce, corre. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Sì. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Sì, Ma questa fa muovere il ponte là fuori. Yogurtem? Sì, la ruota fa Yogurtem. E questo si allinea con le torri. Sì, vabbè, ci sto provando. Come merda si gira sto Aspetta, schifo. Non c'è torri in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, come la si gira sta merda? Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Beh, la signorina è un GPS praticamente. Io voglio la sua voce come GPS per l'auto. Per Alfheim, girare a destra. Non è questa. Siamo qua. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost. Meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà. E Alexa. Per andare a Yggdrasil, fare un'inversione a U. Vedi quel grande cristallo? Sì. Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di U? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa. Ripeto, quando anni. I giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Mamola, altro che scale mobili dei supermercati. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare vari Ciao, generato Andre, con la oggi luce sono di andato a fare la spesa. Stavo per prendere Qualcuno il carrello, con la tua solo che c'era non anche un altro ragazzo. A questo voleva prenderlo prima di me e abbiamo litigato. Ma a un certo punto lui tira fuori un sasso. Meno male che avendo riflessi lucidi ho tirato fuori carta, perché se tiravo fuori forbici me lo rubava. Che stronzo. Grazie per il cipatatino. Graficamente però è spettacolare. Cov. Qua manca lo stronzo che devo potenziare l'ascia. Ripeto, sempre aprire queste porte se non si ha la forza di Kratos è un problema. Kratos, smettila di picchiare le porte però. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete... Il Jurassic Park. La luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va.
La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 maledizione. Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost, devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. No! Non è morta, vero? No. Improbabile. Andiamo. È bannata! Ha usato i cheat, l'hanno bannata! Guarda questo posto. Lo non vedo. Non toccare niente. Non toccare niente. Restami vicino. È tipo Ritorno al futuro, Marv. Sì, Marv. Non okay. Toccare niente, non fare che niente. Cos'è? Molto figo come regno, infatti, questo qua. Atreus, non toccare niente! Papà è più forte. Papà ammazza tutti. Guarda lassù. Papà ammazza dei, ammazza. Che succede? Non ci interessa. Non ce ne frega un cazzo. Non ci interessa. Ragazzo. Signor sì. Madonna, quanto è impostato. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Comunismo, figlio. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra. Ed è finita. I chiari hanno perso. Ma che cazzo vuoi da me? Ma io che c'entro? Io sono una divinità greca. Che cazzo c'entro io con questa, con la vostra guerra? Porca puttana! Me ne frego un cazzo della vostra luce! Clothesline! Batista! Dietro di te! Conte, ha rotto tre quarti di cazzo! Doppio attacco, ma sei infame! Ma perché io dovunque io vada trovo rompicazzo? Perché ci sta? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Esploriamo un attimo, perché qua secondo me troviamo qualcosa di utile. Hai detto qualcosa? No. Ah, ok. Sei ubriaco. Almeno ci stiamo avvicinando alla luce. Oh, ecco, stavo cercando lei. Aspetta, non è Sindri. Sì, lo è. Allora, questo che fa? No, questo ci abbassa la forza. No. No. Questo ci abbassa. Ci aumenta di uno, però aumenta diminuisce di 4 la fortuna. Va bene, cioè, facciamo full forza. Tenerla pulita è fuori discussione, immagino. Bene, facciamo full forza. Questo aumenta, questo cala la fortuna, aumenta la forza. Andiamo full forza proprio. Facciamo proprio forza totale proprio. Per il giovanotto? Per il giovanotto? Che cazzo ne so. I nemici in aria, i nemici strangolati, riescono a dire. Trova pietre. Oh, questo è utile. Peccato che non ho le risorse. Però questo sarebbe stato molto utile. Manca ancora. Allora, questo è comodo, ma non abbiamo le risorse. Non abbiamo le risorse. Ma posso venderti della roba, per curiosità? No, non posso venderti questo. Ma io la voglio potenziare. Vabbè. Non posso. Potenzia posso stavolta. Non dovrebbe essere bello di metterci le mani, ma se lo farà, sì. Non rompere i coglioni con tuo fratello.
Questo è meglio. Dai che ci stiamo baffando. Ci baffiamo a merda. Fate buon viaggio. No, fate buon viaggio tua sorella. Aspetta, non ho finito. Aspetta! No, niente. Ok. Andre, invece di creare armature, cercane una che ti piace e sembra valida e potenziala. Mi sembra la cosa migliore da come ho visto. Punto, poi vedi tu. Ma può essere un'idea, come no. Scusa un attimo, dove era andato prima per... Dove era andato prima, scusa, che c'erano tutte le potenziamenti del Leviatano, scusami. Cos'è che non ho sbagliato? Ah, pomo dell'ascia. Vai. Ci andiamo, ci buildiamo di cattiveria proprio, ci buildiamo cattivi. È stato un piacere. A lei, egregio, come sempre mi stia bene, tante care cose. Guarda, c'è una barca incastrata laggiù. Aspetta che papà. Ma sei stronzo. No, non ce la faccio, figliolo, non ho il tempo materiale. Non posso farlo. Ah. È libera. Hai capito. E che ci dobbiamo fare, scusami? Sì, lo so, lo conosco. Cosa già, hai sto detto? Gioco. Niente. Non ho parlato! Davvero? Ok. Schizofrenia, Atreyu. Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Voglio vedere se trovo qualcosa di utile. Allora, aspetta un attimo. E stavano isolati. Vediamo se troviamo magari uno scrigno nascosto o qualcosa di simile che può potenziarmi, che quello è sempre comodo. Qua sembra di no. Spero che questa non sia la strada principale. Che è? La voglio. La voglio. Dove cazzo è, scusami? Dove sono gli oggetti? Oh, attenzione, l'abilità, tra l'altro. Questo è molto figo. Questo invece cos'è? No, voglio le cose che minano. Decisamente. Affrontare mai le Valchirie, non so neanche che. Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che. Servo uno Torino, Atreus. Voci, tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci, arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano malvagie. Dobbiamo chiamare il farmacista e fare una scorta di Xanax. Ciao Andrea, scusami se non posso donare tanto, ultimamente deluso ma sollevato. Ma se facessero un live action Godere of War, cosa ne penseresti? Sarebbe... Danny Lazzarin come Kratos. Proviamo a parlare. Ovviamente Atreus no. E Thomas lacrime di gioia. Aiuto. Grazie non per la donazione, Palatino, intanto. Però sarebbe figo. Ma non ci interessano. Sarebbe figo Danny Lazzarin come Kratos. Si spaccherebbe, effettivamente. Forse Kratos è un po' più alto, però dai, non è che stiamo a cavillare sul dettaglio, dai.
Cioè, dipende, perché Kratos ha un po' il naso ingobbito. Cioè, servirebbe un attore con una faccia, un volto più rude. Poi, senza offesa per il buon Danny, è maschissimo, però Kratos ha proprio la faccia rude, capito? Danny non ha la faccia rude, ha la faccia comunque gentile, ha i lineamenti del viso che non sono rudi. Perché qua è vecchio, ma anche in quelli neanche di God of War precedenti aveva i lineamenti del viso che erano più rudi. Erano peccato, più spigolosi. Sono d'accordo. Ce ne faremo una ragione. Così bello, ma la porta blu deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta attento. Lui corre, corre sempre. Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Sunasugu! Buono, il danno c'è! Il danno c'è! Resta giù! Boom, baby! Papino spacca! Kratos smash! Mica, ma no, non sono ancora vivo. Posto? Si può, posso scendere? No, manco per il cazzo. Di qua non si va. Allora, vediamo di capire un secondo che cazzo devo fare. Possiamo riparare il ponte da laggiù. Da laggiù cosa? Da laggiù dove? Ci devo arrivare laggiù, Atreyu. Pensavo fosse un ascensore, tipo Elden Ring. Io non posso scendere, non mi posso muovere. Dove merda scendo nel buco? Ma chi c'è che sento dei versi? Ma chi c'è che sento dei versi strani? Io non ho capito che cazzo devo fare, scusami. Ma chi è che fa sti versi? Ah no, aspetta! Qualcosa è accaduto. Sì, abbiamo sollevato un coso. Sunazutu! Tu sorella, Sunazutu! Padre, occhio! Bastardo! Fuoco, acqua, ghiaccio. E vaffanculo. Oh, non da... infame da dietro. Para, lascia stare, qua non ci si para, qua si mena da veri uomini. Noi non siamo di qui. Sono razzisti, quindi, brutti bastardi. Fagli vedere lo scudo. In quel caso sì. Ma ti ammazzano, chi se ne fotte, qui si muore da veri uomini. Aspetta, combinati insieme così sembrano una specie di runa. Ma non ha senso. Torniamo alla barca. Kratos in terra razziale. Kratos in gondola. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro di utile.
Oh mia. Peccato, bella Madunina! Sì, l'hai già detto! È così bello, ma la guerra lo rende brutto. L'hai già detto. Con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Ma Kratos, ma è un bambino, ma Dio mio! Il resto di lui è perduto. Ma che cazzo di insegnamento è questo? Tu conosci bene la guerra. Ma fa te. Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Basta. Io prevalgo. Per quanto siamo in barca. Io non sopravvivo un cazzo. Le colonne d'anello formano una runa elfica. Molto bene. Che cazzo... falla... Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Il cazzo? Sì, è l'acqua. Dai, prenditi un moment, non è il momento delle emicranie. Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Veramente, Kratos padre dell'anno. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? Poverino, scusami. No. Che succede? Wow, guarda qua. Padre? Sì? Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Atreus, basta. Sembra diverso. Guarda quelle corna. Si vede che ha dei problemi con sua moglie. Non è un buon segno. Che cazzo sono? Elfi brasiliani. Vaffanculo, ci mena cazzotti bastardi! Tua sorella elfo scuro! Dai, cazzo! Non mi dire a chi devo minare, figliolo! Nemico ucciso! Ma quanti sono? Ma... la madonna di Dio, che bordello! Ma io non capisco un cazzo così! Ho sbagliato, scusa, ho tirato la sal... Sì, ma sono troppi! È a sinistra tua madre! C'è qualcuno che droppa della vita? Qualcuno mi droppa della vita? Ci sono HP qua? Qualcuno ha degli HP? Come si fa a avere degli HP qui? Mi serve una pietra curativa. Ah, la vedo, la vedo! Non è vero, non è una pietra... Io la raccolgo. Fuoco in arrivo! Bombardano la Normandia! Ho capito, ma non c'è una merda di pietra curativa qui! Io come faccio? È tutto tuo! Ma che è tutto mio che non ho vita, Atreus? Renditi utile una volta tanto! Eccola! Beccata! Io sto di cazzo però, Atreus, fai qualcosa! Menali tu, che io sto male! Tua sorella, Yuka! Sento versi, chi è? Sento dei versi, che sono sti versi? Go!
Sì, ma qualcuno che mi dia un po' di HP, no? Taci vostra. Oh, attention, s'il vous plaît. Ho anche l'abilità speciale con lo scudo, lo so, però abbi pazienza, io meno alla bruttazza. Quello lo voglio, si può avere? Quel corridoio condurrà al tempio. Lo scopriremo. No, andiamo con ordine allora. Io voglio quella merda lì. Cerchiamo di capirci subito. Nista! Nista di che? Il problema è che io non vedo una singola cosa che posso usare per aprire... Seguimi, Atreus. Guarda, tutti qua erano gli HP, vaffanculo. Dove cazzo le trovo? Devo trovare le rune. Ah, lo so che devo trovare le rune, però devo capire dove sono le rune. Ah, aspetta, una è là. Una l'ho vista. Però ovviamente non ci arrivo. Scusa, proviamo a abbassare. Ah, una è lì, ok, ok, una l'ho vista, aspetta. Eh no, però...